Quindi, diciamo, il tuo excursus storico parte da eventi biblici e arriva fino a che età ti spingi nel libro? Fino ai giorni nostri. Ai giorni nostri, attraverso tanti esempi di discriminazione, proprio che possono ancora essere reperiti su qualsiasi archivio di qualsiasi quotidiano, quindi, no? Nel mondo dello spettacolo, in qualsiasi. Parlo di quando Mina è stata licenziata dalla Rai, no? Perché aveva avuto un figlio adulterino da un rapporto adulterino con Corrado Pani. E i due vivevano in albergo perché se avessero vissuto sotto lo stesso tetto, la legge consentiva di, cioè la legge prevedeva che fossero arrestati. Ed è un esempio, poi ce ne sono altri naturalmente. Poi tocca figure come Franca Viola, che è stata veramente, oggi farebbe ridere la vicenda di Franca Viola, che rifiuta il matrimonio riparatore nel 1965. Però allora. Se io mi rendo conto, ogni tanto ne parlo con qualche ragazza, ma sai che era Franca Viola, ha fatto questo. Vabbè, cosa vuoi che sia? Vai. Allora, perché il matrimonio riparatore era quell'istituto che è stato oltretutto abolito da po poco tempo, insomma, negli anni Ottanta, mi pare, per cui un tizio qualsiasi che rapiva e violentava una ragazza, che sarebbero stati dei reati, il reato veniva estinto se si offriva di sposare la vittima. Questo era il matrimonio riparatore. Franca Viola si rifiuta nel 65 Sì. ed ha scatenato l'inferno veramente. Parliamo di eventi successi l'altro ieri, praticamente. Ma sì, appunto, l'altro ieri, che per fortuna oggi, vabbè, il matrimonio riparatore serviva anche a tante coppie che erano d'accordo con la famosa puitina, siamo perfettamente d'accordo, però nel caso di Franca Viola no. Nel caso di Certo. Franca Viola lei aveva rotto il fidanzamento con tale Filippo Melodia, il quale la rapisce, la violenta, la tiene segregata per 3-4 giorni, dopodiché viene arrestato. Perché c'è una denuncia, cioè ci sono ricerche, eccetera, viene arrestato, dice sì, va bene, lui e i suoi complici, si presenta il clan della famiglia Viola, della famiglia Melodia, si presenta a casa dei signori Viola dicendo siamo qua, no, per offrire il matrimonio riparatore, si sono sentiti dire un bel no, e di lì difatti Melodia è stato condannato, processato e condannato a 12 anni, mi pare. Di carcere, ma queste sono cose che oggi fanno ridere. Ma era così, Sì. e non perché fosse il profondo sud, perché No, questa vicenda certo. viene in Sicilia, perché la mentalità, sì, al nord le ragazze erano un po' più libere, però potevano studiare, sì, ma dietro permesso dei maschi di famiglia. Certo che potevano studiare, a parte che anche studiare non era semplice. Perché c'erano delle facoltà o dei corsi, diciamo, di studio o delle facoltà universitarie dove se una donna riusciva a entrare veniva guardata e trattata malissimo, perché erano corsi e percorsi ritenuti adatti soltanto agli uomini. Questo ancora negli anni 70. Sì, appunto, Io mi sono di iscritta recente. all'università, esisteva ancora questa mentalità. Le donne potevano fare lettere moderne per fare poi le insegnanti. O addirittura fermarsi alle magistrali sempre per poter fare l'insegnante, in questo caso le maestre. Quelli erano i percorsi di studio adatti a loro, secondo una certa mentalità che però era abbastanza diffusa ancora. Beh, Io comunque c'ero. chi vuole poi approfondire questi argomenti, appunto, il tuo libro è pieno di questi avvenimenti, aneddoti e fatti storici. Certo che no. A parte Vittime di Eva, a parte questo libro, puoi dirci magari qualcosa sugli altri tuoi libri, magari pubblicati anche da One Books, perché mi sembra che Sì, hai pubblicato anche per certo. Uno Edizioni appunto nel passato. C'è qualche, magari, non dico di, perché mi sa che ne hai scritti tanti, no? Scegliene qualcuno Mi e. pare che questo sia il settimo, se ho contato Appunto, bene. appunto. Quindi, non so, dici Sì, tu ho qualcosina. cominciato nel 2016 con Apparizioni Mariana il Grande Imbroglio, e poi la storia è andata avanti con La Fabbrica dei Santi, Chiesa Criminale. Adesso devo ricordarmeli tutti, Dossier Fatima, il Santo Plagio,
poi cosa c'è ancora in mezzo non mi ricordo, insomma. Quindi diciamo, sono tutti libri fondamentalmente che trattano dell'argomento religione in rapporto poi a diversi... Chiesa, l'argomento chiesa, diciamo. L'argomento chiesa, chiesa, sì. Perché... Sì, sì, perché poi non affronti proprio il cattolicesimo, no? Giusto? Sì, sì, e lo dico sempre quando qualcuno mi rimprovera, accade... perché non parli dell'Islam? Perché io l'Islam lo conosco soltanto da un punto di vista teorico. Uh-huh. Quindi cosa potrei dire di certo. particolare? Beh, niente. Tu parli, scrivi, no? Di quello che conosci, no? Posso descriverlo, sì, ma verrebbe fuori anche una... Ce ne sono tanti libri così, quindi non si sente la mancanza di un altro. Invece il cattolicesimo lo conosco bene, il cristianesimo e il cattolicesimo in particolare li conosco bene perché io sono nata in una famiglia dove avevo una madre integralista cattolica. E quindi lo conosco bene, cosa che mi ha indotto a studiare, naturalmente. Non che siccome avevo la mamma integralista cattolica per, no, così mi sono messa lì a parlare male della Chiesa, come mi dicono ogni tanto. No, la cosa mi è indotta ad approfondire quello che mi veniva detto e quindi farmi un'idea mia, che è quello che io vorrei succedesse a quelli che leggono i miei libri, che approfondiscano anche le cose che io scrivo, tanto da avere la possibilità, mettendo a confronto, e non si fermino ai miei naturalmente, no? Vadano avanti e amplino il panorama, in modo da potersi creare una loro idea, così da non essere obbligati a comprarne una preconfezionata da qualcun altro. Che poi io questo, segni. Questo poi. Consiglio si può dare anche a, non soltanto alle donne, ma appunto anche agli uomini, cioè farsi un'idea tutti, propria. Sì, adesso certo. Questo parla di donne in particolare, certo. No, ok, però tutti gli altri sono così, spaziano la fabbrica dei santi, per esempio, ve ne ha raccontato come si diventa santi, che nessuno già era tanto buono, non tanto santo, no, qualcuno ha pagato, semplicemente. I santi si dividono, secondo la mia, questa è la mia classificazione, ma avendo letto tutte le storie, uh-huh. naturalmente, ci sono i criminali, gli psicopatici, e poi ci sono delle vittime, che sono state fatte sante così, o snaturandoli o raccontando storie su... Se uno va a leggere le apologie c'è da morire da ridere, cioè delle cose che non... Poi ci sono i santi inventati, che non sono mai esistiti, perché sempre nel IV secolo hanno avuto bisogno di inventarsi anche i santi per sostituire gli dèi del Pantheon, che erano tanti. Certo, certo. Allora, teniamo conto che nell'Antico Testamento è santo, che vuol dire separato, tutto ciò che riguardava Yahweh, quindi lui va bene, i luoghi che frequentava, i veicoli sui quali si spostava, tutto ciò che riguardava Yahweh era santo, proprio nel senso etimologico del termine, separato, dove gli uomini non potevano accedere in pratica. Mm-hmm. Per Paolo erano santi, cioè separati, quindi diversi dagli altri, tutti quelli che compravano il suo prodottino. Dopodiché nella Chiesa non esistevano i santi come poi ci hanno abituati a considerarli, quindi se li sono dovuti inventare. Dal primo all'ultimo hanno cominciato chiaramente con le figure di spicco dal racconto, poi i martiri, gli evangelisti naturalmente, che non sappiamo nemmeno, anzi siamo quasi certi che non fossero persone fisiche ma scuole di pensiero, quindi che Marco, Luca, Matteo e Giovanni non erano il signor Marco, il signor Luca, il signor Matteo, il signor Giovanni, ma si trattasse di scuole di pensiero che hanno prodotto i documenti che servivano a diffondere il prodotto iniziale di Paolo. È tutta una concatenazione. Chiaro. E quindi se ne sono inventati talmente tanti di santi che il vizietto non si è esaurito. Se qualcuno avesse la curiosità di andarsi a leggere le storie apologetiche, naturalmente, tutte identiche, fino ad arrivare a quando hanno scoperto, per esempio, che il sangue che veniva venerato di una di queste, cioè Santa Filomena, l'ampolla col sangue di Santa Filomena non conteneva sangue, ma una miscela di oli profumati.
perché poi ogni tanto, cioè, oppure hanno scoperto che le ossa di un santo custodite in una chiesa erano in realtà ossa femminili. Sì. Beh, capita di trovare questi... Perché comunque le varie diocesi che esistevano, cioè i territori governati da un episcopo, queste cose portavano soldi. Sono sempre lì, è il motore che fa girare la chiesa, i soldi. Il dio denaro. Il dio denaro, mammona, no? Ecco. Chiesa criminale invece attraverso tutte le, i crimini che sono stati commessi dalla Chiesa, perché la caccia alle streghe è uno. Sì. La Chiesa cristiana dal 1054 poi cattolica, cioè le due, il grande scisma, no? Ha imposto a se stessa con la violenza e ammazzando la gente che non voleva, che rifiutava il battesimo. E così hanno fatto, chiaramente mai sporcandosi le mani lei, ma sempre facendo agire qualcun altro, no? Perché quello... Ma anche gli stessi tribunali dell'Inquisizione poi non eseguivano mica le condanne. Loro giudicavano, condannavano, poi consegnavano al potere civile. Al braccio secolare. Si dovevano sporcare per fare il lavoro sporco, no? Sì. Sono stati bravi, torno a dire. Sì, così... diciamo malefici proprio, perché così bravi, ma da essere subito di sé, da essere... dei geni del male, insomma. Geni del male, certo. Infatti. Però le hanno azzeccate tutte. Probabilmente conoscendo alla perfezione l'animo umano. Sì, diciamo che poi alla fine dei conti non è neanche proprio tutta colpa dell'istituzione di per sé, ma degli esseri umani che spesso nella storia si sono rivelati essere un po'... Cioè, l'essere umano è capace di cose bellissime, ma anche di cose veramente basse, no? Come intendo dire? Nel momento in cui l'essere umano è minacciato di castigo eterno, diamo anche, soprattutto per quello che riguarda, insomma, Medioevo, secoli passati, eccetera, che l'alfabetizzazione era scarsissima. E anche proprio gente che studiava, erano pochi privilegiati. E parte di questi pochi privilegiati studiavano all'interno dell'istituzione, oltretutto, no? Quindi io posso così darti ragione per quello che riguarda oggi, perché oggi l'informazione è portata di un clic, non volendo andarsi a caricare di un libro, che io personalmente preferirei, ma non tempo, no, e quindi hanno avuto terreno fertile. Ma anche quelli che magari potevano essere un po' più dubbiosi. Il famoso non è vero ma ci credo di Benedetto Croce. Sì, sapere e potere. No. Punto. E quindi le masse ignoranti poi... Dice, mi minacciano il castigo dell'inferno. Io tutto sommato non ci credo, però forse è mai vero, no? Eh sì, quello è il meccanismo, no? Che si crea nella testa delle persone. Certo. Nel dubbio. Sono meccanismi sottili, eh? Perché sono stati bravi, poi oggi per esempio hanno dei linguaggi che sembrano mascherare tutta una serie di nefandezze che continuano a portare avanti, no? Tornando alle donne per esempio, sembra che ci siano delle aperture straordinarie, non c'è ben niente, poi chiaramente a livello di comunicazione devono far sembrare che ci sono delle aperture, cioè ancora nel 68 Paolo VI condannava le femministe, dicendo che è una follia da parte delle donne pensare di poter essere uguali agli uomini. 1968, Umane vite, in cui dice, racconta tutto come deve essere il matrimonio cristiano e poi condanna la contraccezione. Chiaramente, no? Ecco. Uno dei problemi dell'Africa, la sovrappopolazione. Esatto. E quindi no, l'alternativa è l'astinenza, e parla proprio in questa enciclica celeberrima, che di fatti, proprio per gli anni in cui è stata pubblicata, ha anche provocato degli allontanamenti dalla Chiesa, perché era di un anacronismo, cioè 68 è l'anno della... in cui iniziano le contestazioni giovanili. Gli anni 60 tutti sono stati un po' uno spartiacque spirituale, se vogliamo, in qualche modo. Difatti anche la storia dei segreti di Fatima, sulla busta di Lucia c'era scritto che andava aperta nel 1960.
Gli anni 60 sono stati quello spartiacque spirituale che ha segnato un prima e un dopo. E alla fine degli anni 60 questo mi salta fuori con l'enciclica Umane Vitae, no? In cui sì, la Chiesa è sempre lenta, per carità, nei suoi cambiamenti. E conservatrice. Però, estremamente conservatrice. Quindi... per antonomasia, direi. Sì, ma perché è un sistema che funziona, pensano che non si debba cambiare, ma ha funzionato fino a un certo punto. Difatti, nonostante tutti gli annunci trionfalistici che vengono fatti, molti cattolici sono rotti le scatole, insomma, come si dice. Poi, da quando si sa, che solo qualche anno, insomma, che volendo si può uscire dal club Chiesa Cattolica con una semplice raccomandata, no, con lo sbattezzo, minimizzano i numeri, ma ce ne sono. Sì, sì, immagino. Beh, l'informazione, la cultura ha portato a questo alla fin dei conti. L'alfabetizzazione. Sta procedendo molto lentamente, però procede. Ecco, è importante che proceda. Certo. Beh, è importante appunto leggere. Quindi grazie per il tuo libro, grazie per i tuoi libri, anzi. E quindi niente, consigliamo quindi ai nostri ascoltatori di andarlo a trovare, il tuo libro, di leggerlo, perché è sempre cultura, è sempre qualcosa in più da... che si può imparare, qualche, no? Qualche semino in più. Qualche semino in più, certo. Bene, dai, ti ringrazio, Laura. Se ringrazio non te. Hai più niente da dire, vuoi dare un consiglio alle donne o a chi vuoi tu per il futuro? Io sono molto restia a dare consigli, perché quando li andati a me ho risposto non datemi consigli, ci so sbagliare da sola, no? Quindi sono una che i consigli di... comunque no, di cercare di capire chi siamo e che il modello maschile per noi non è vincente, è vincente per gli uomini, certo, ci mancherebbe altro, ma per noi non lo è perché ci snatura. Ecco. È importante la femminilità, è importante. La femminilità, ma bisogna riuscire a capire di nuovo cosa sia. Certo. Perché poi è stato frainteso anche quello. Oggi assistiamo, no, all'esposizione indiscriminata di corpi femminili ovunque, dovunque. Non voglio fare bacchettona, perché intanto mi dicono no, è una questione di dignità anche. No? Non è quello. La seduzione è cosa ben diversa dalla fregola di no, più ce ne sono e meglio è. Certo. Sono due cose sono diverse. Una donna è maestra di seduzione, non di no coio coio, ecco. Bisogna ma fare... anche lì hanno voluto imitare gli uomini. Certo. Beh, è un bel messaggio. Bene, ti ringraziamo allora per aver aderito a questa intervista e alla prossima allora. Senz'altro. Buona continuazione e aspettiamo altri libri. Senza dubbio. Bene. Grazie. Ciao a tutti. Grazie.